Quindi, beh, buonasera a tutti. Innanzitutto, per chi non mi conosce, mi presento, sono Luca Corolli di Tech & Chips. Noi siamo praticamente un gruppo di appassionati e professionisti del mondo IT, di quali potete vedere qua presenti anche Alessandra e Mariela, salutate, che così vi riconoscono. Eccole. E con loro organizziamo conferenze e altri incontri su temi legati sempre al mondo dell'informatica e in generale della tecnologia. In questo periodo di, tra virgolette, reclusione, noi stiamo organizzando un talk su Zoom, possibilmente ogni mercoledì, per presentare diverse professioni nel mondo IT. 2 settimane fa abbiamo parlato del lavoro remoto con Paolo Morandini, la scorsa settimana abbiamo parlato del lavoro di ricercatore con Marco Virgolin. Per conoscere i nostri eventi futuri potete seguirci su Meetup oppure su Facebook. In questo momento stiamo già organizzando altri eventi, quindi appena avremo la conferma da parte degli invitati, aggiungeremo sia su Meetup che su Facebook gli eventi. Passiamo adesso all'evento di questa sera senza perdere altro tempo. L'evento di questa sera funzionerà in questo modo. Noi partiremo con 3 domande che abbiamo pensato io, Alessandra e Mariela, per avviare un po' la discussione con il nostro ospite e fargli raccontare vari aspetti della sua esperienza professionale. Dopo di queste 3 domande, darò spazio alle vostre domande. Quindi ricordatevi qua che per fare una domanda dovrete scrivere Bora sulla chat e poi vi darò io la parola. Presentiamo quindi il nostro ospite di questa sera, che è Fabio Biondi. Lui è sviluppatore, istruttore e speaker in numerosi eventi, fondatore e gestore di diverse community italiane che si occupano di JavaScript, Angular e React. Ho trovato difficile riassumere il suo curriculum in una sola riga, ma per parlare di tutte le sue attività, comunque abbiamo tutto il resto della serata, quindi intanto, come prima cosa, ringrazio molto Fabio per la disponibilità per essere qua con noi stasera. Grazie Grazie a Fabio. voi, ovviamente, per E l'invito. quindi, per farti parlare subito di te, partiamo direi con la prima domanda. Ovviamente se vuoi aggiungere poi altre cose su te stesso sei libero di farlo, solamente per aiutare un po' il discorso. La prima domanda è: in cosa consistono le tue attività di speaker e di gestore di community per developer? Innanzitutto premetto che sono quasi emozionato nel fare questa intervista perché penso sia la prima volta in realtà che parlo di me invece che di qualcosa di tecnico. Quindi l'ho scritto anche nei post che ho condiviso in questi giorni, che sono emozionato proprio perché effettivamente mi fa strano, mi fa strano. E penso che appunto sono cose che in realtà non ho mai raccontato a nessuno se non qua e là qualche amico o qualche collega. Quindi tanto spero di non annoiarvi, quindi. Comunque, è sostanzialmente difficile, come dici tu, riassumere un po' tutto in una frase. Infatti ho difficoltà anche io a trovare sempre le parole chiave, no? Per promuovermi, visto che sono freelance, intanto prima cosa. Poi magari anche di questo aspetto possiamo parlarne, sono freelance, quindi, e tra l'altro in remoto dal 2010. Poi vi racconterò un po' di questa parte di storia che, visto anche il periodo del remote working, insomma, può essere interessante. Comunque, sostanzialmente, appunto, come ben detto, in primis, anzi, che non è poi il mio ruolo primario perché non mi permetterebbe di vivere fare lo speaker, però in realtà sì, è quello di cui mi occupo. Sostanzialmente, quando si poteva, mensilmente mi trovo, diciamo, a gestire o a partecipare a delle conferenze che possono essere o il Code Motion, che è una delle più grandi, diciamo, a Milano e Roma, una delle più grandi italiane, e con cui tra l'altro ormai sono già in cui sono 4 edizioni per le quali faccio lo speaker, e conferenze come l'Angular Day, Web App Conf e così via, e mi occupo anche molto spesso di organizzare sostanzialmente dei meetup o dei micro eventi nelle città, possibilmente in cui già mi trovo per fare training, che è la mia altra attività. Quindi se mi trovo a Roma, contatto la community locale, in realtà ormai sono amici, e diciamo insieme cerchiamo di organizzare o un meetup serale, quindi sono io in realtà ospite da loro, o a volte trovo un'azienda partner e anche magari in collaborazione con le community locali, quindi andiamo a organizzare un evento che può durare 4 ore, 6 ore, quindi dipende un po', quindi una mattina o un pomeriggio, addirittura l'intera giornata, in cui di solito sia io che invito altri speaker, amici, tutti con lo spirito di community, quindi nessuno chiaramente pagato, retribuito, facciamo una microconferenza. Quindi cerchiamo un tema, che può essere Angular, React, JavaScript, programmazione funzionale o l'area attiva o quello che è, e appunto cerco sempre di dare un filone conduttore alla conferenza in modo da che uno possa portarsi a casa qualcosa.
Quindi diciamo che alla fin fine queste sono le attività che svolgo. Di recente, dal 2018, sono stato nominato per questa attività e per l'attività di community, di cui magari vi parlerò tra un po', Google Developer Expert, e a novembre anche Microsoft MVP, sono degli award, chiamiamoli così, non so se chiamarli certificazioni perché non lo sono. E in realtà poi in questo caso posso adesso, da appunto non detto questa parte, essere anche spesato, detto proprio in parole povere, e sponsorizzato da Google per partecipare a conferenze sia italiane che internazionali. Le internazionali non ho mai ancora partecipato perché il mio inglese non è così fluente, non mi sento ancora a mio agio a fare un talk. Comunque poi vi racconterò, ho lavorato anche con l'estero, con team un po' da tutto il mondo. Quando lavoravo veramente facevo lo sviluppatore, però in realtà ancora fare un talk non mi sento, devo prendere ancora coraggio, quindi quella ancora non l'ho ancora sfruttata. Quindi, come abbiamo detto, speaker in conferenze sostanzialmente, organizzo un po' di eventi, e appunto questi eventi sono gestiti con le community locali, con le community che gestisco. Poi magari, se volete, approfondiamo, perché come dicevi bene tu, ho anche 4 community, siamo più o meno 20.000, e quindi in realtà piene di domande su JavaScript, Angular, eccetera, eccetera, e cerco quotidianamente di rispondere un po' a tutti. Comunque, grossolanamente questa è più o meno la parte del mio lavoro che riguarda appunto le conferenze, i talk, speaking e così via, public speaking e così via. Non so se hai qualcosa da chiedermi, se no direi che la riassumerei così per non annoiare troppo. In caso poi per tutte le domande abbiamo qua sì. 25 persone, quindi penso che faranno già loro per quello che gli interessa. Passerei alla seconda domanda che abbiamo preparato. La seconda domanda è: quale percorso formativo ti ha portato all'attività che stai svolgendo oggi? Quindi come sei arrivato qua? Ok. Guarda, intanto permetto una cosa, che è una delle domande in realtà abbastanza, dico, non delle più gettonate, abbastanza gettonate, non nelle nostre community, ma vedo in quelle di altri. La laurea. Non sono laureato, prima cosa, e ho fatto 6 mesi in informatica ai tempi in cui era proprio informatica ed era a Udine. Pesantissima, era dalle 9 di mattina, dalle 10, 9 e mezza di mattina alle 18, e cioè, praticamente era veramente una palla mostruosa, e praticamente dopo 6 mesi ho mollato, richiamo militare, c'era ancora il militare, mi sono fatto un anno di militare, ahimè in aeronautica, però a parte questo, sostanzialmente, infatti, diciamo che il mio percorso in realtà è praticamente quasi totalmente da autodidatta, con un po' di esperienza, quindi se avete 5 minuti vi racconto un po', perché secondo me merita, anche per far capire un po' ai più giovani la gavetta che c'è anche dietro, no? Molto spesso per arrivare a certi risultati, non che sia un risultato enorme, però insomma per cercare di arrivare comunque di migliorare, di arrivare a un certo livello. Sostanzialmente nel lontano 99 ho aperto un negozio di... Questa qua è una storia che non ho veramente mai messo, diciamo pubblicato, non ho mai condiviso con qualcuno che non sia un mio amico. Ho aperto un negozio di computer nel 99. Primo anno ho fatturato 1,2 miliardi di lire con 80 metri quadri di negozio. Non chiedetemi perché, però avevamo un negozio più moderno rispetto al classico IBM, Olivetti che c'erano all'epoca. Quindi 20 anni avevo. Cioè i miei sono statali, quindi sono due... Mio papà, guardia di finanza, mia mamma lavorava alla Coop, per capirci. Quindi non è che avevo anche budget con cui iniziare, no? Era un povero disgraziato. Quindi ho iniziato con un fido in banca, un piccolo finanziamento, no? E quindi, però, in realtà, dopo 3-4 anni mi sentivo sostanzialmente un commesso, no? E nel frattempo cosa facevo? Nel frattempo programmavo. Alle superiori ho fatto C, per fortuna, e COBOL. Quello magari è stato un po' inutile, però il C mi ha dato comunque qualcosa in più nel taschino, no? E allora cosa ho fatto? Ho iniziato a studiare un po' di roba, ho iniziato a studiare classico HTML CSS, ai tempi non so se era HTML 3-4, mi sa, non lo so neanche io, comunque sì, non mi ricordo neanche la versione, PHP 3, mi ricorderò sempre, JavaScript, ma soprattutto il mio amore, è stato veramente il mio amore, Flash. Flash che molti odiano, ma chi lo odia non l'ha compreso. Chi lo odia, lo odia perché ha letto cose. Però in realtà era una bomba, era Flash 4 all'epoca, in realtà era una schifezza, però alla fine durante... Io lavoravo di giorno in negozio, la sera studiavo e cercavo poi di piazzare qualche sito e qualche applicazione all'epoca, no, ma qualche sitino, magari con un backend piccolo in PHP MySQL a qualcuno, no? In realtà pagati 4 lire, proprio trattato proprio la stregua di un poveraccio, no? Alla fine cercavo di piazzarli, ma nessuno mi calcolava più di tanto. Bene, alla fine, nel 2003 più o meno, ho deciso di lasciare l'attività al socio, che è ancora lì tra l'altro, che
che naviga, e alla fine cosa ho fatto? Sono andato a fare il dipendente, nel senso che da praticamente essere gestore di me stesso e guadagnare, in realtà poco perché poi c'erano tante spese, i margini erano bassi, però comunque da essere padrone di me stesso a farlo schiavo a 900 euro al mese. Vi dico anche le cifre, che non ho, giusto perché ogni tanto questa roba della RAL, anno, eccetera, no? C'è gente che si lamenta dei 1.500, erano altri tempi, ma neanche tanto milioni di anni fa, quindi 900 euro. E mi ricordo che avevo gli ultimi sei mesi di rate di pagare del leasing, vivevo solo già a 20 anni, e pagavo 700 euro di leasing, e mi rimanevano 200 euro. E a 20 anni uno non si era messo via tanti soldi. Mi sono comprato il Mercedes tipo a 20 anni, per farvi capire. Quindi in realtà ho speso tutto quello che avevo. Quindi in realtà ero un povero disgraziato, no? Proprio iniziato, cioè senza soldi, cioè proprio veramente messo male. E alla fine da lì mi sono messo a lavorare un anno e mezzo, due anni in, come sviluppatore Flash, e tanti non lo sanno, in realtà in Photoshop e Fireworks realizzavo i layout, quindi la parte di UI anche la creavo spesso io, e da lì mi è iniziato a piacere proprio l'abbinamento tra UI, user interaction e la parte di animation, soprattutto in Flash, perché si potevano creare cose fantastiche, a parte l'animazioncina, ma proprio parti interattive abbastanza belle. Dopo un anno e mezzo mi sono stufato, ho aperto una società con uno dei soci dell'attività con cui... Il mio capo si sono divisi, e col mio capo ex abbiamo fatto una società con cui ho ancora un ottimo rapporto, e abbiamo iniziato a fare una piccola web agency, un dipendente, in due, qualche collaboratore, e facevamo principalmente siti di e-commerce, CMS, eccetera, perché lui era bravissimo in PHP, MySQL, reti neurali già all'epoca, intelligenza artificiale, quello che viene chiamato adesso machine learning, si gestiva già i giochini di poker con le reti neurali, altra storia anche quella. Anche lì stufo, perché in realtà si lavorava tanto, si guadagnava pochissimo, a un certo punto problema di tutti le tasse, essendo un SRL studi di settore, secondo loro dovevamo guadagnare molto di più, a un certo punto ci sono arrivate botte di tasse che non dovevamo pagare, siamo stufati. Siamo stati acquisiti, perché avevamo anche un buon parco clienti, avevamo, per dire, parlando di Friuli, avevamo il Friuli come giornale, avevamo Sviluppo Italia, che conoscete forse di Trieste, era quella che poi è fallita in realtà, però era... quella che si occupava tipo di acceleratori, imprese, via dicendo, business angel, la roba e così, avevamo un po' di clienti, niente di che, però insomma, per noi che eravamo due gatti, andavamo bene, no? Acquisiti, agenzia di marketing, Emporio DV, ci hanno presi, e ancora esiste, un'agenzia bellissima, secondo me, che si occupa di comunicazione, marketing e di sviluppo, e alla fin fine lì mi sentivo un po' ristretto, no? Tant'è che poi dopo sei mesi, sono andato via, la sto riassumendo molto, arrivo al dunque tra tre minuti, due minuti, tre, dai. Alla fine me ne sono andato via perché non facevo solo Flash, sono stato preso come Flash Developer, e questo è stato il mio primo lavoro in cui realmente ho fatto solo Flash, anche nella società di prima che ho aperto facevo quello, ma facevo anche lì, tutto fare quando è tua l'azienda, lì Flash Developer. Però era abbastanza sitini che non mi entusiasmavano, era quello proprio che non volevo fare in Flash. Quindi andato via con un rapporto bellissimo, guarda, mi sto annoiando sostanzialmente, questa è stata la motivazione, preso, già lì la paga è iniziata a aumentare, preso, andato dal, se poi vi interessa qualche numero ve lo dico anche, non ho mai avuto problemi con i numeri, a comunicarli, preso, andato in un'altra società in Veneto, trasferito a Castelfranco un anno, con una società che si occupava di, anche lì, di, sempre di Flash, però quei siti, i classici siti che vincevano gli award, quelli che, con cui lavoravo già come freelance, quindi facevo già il freelance, in realtà avevo già la partita IVA pur essendo dipendente, quindi comunque arrotondavo con qualche lavoro, e alla fin fine sono andato a lavorare in questa società, bellissimi siti, lavoravo finalmente con creativi art director con cui mi piaceva interagire, quindi molto belli, però anche lì diciamo che sono andato via dall'azienda con una frase al mio capo in dialetto: te son un stupido, ho sbattuto la porta e sono andato via, quindi non è stato proprio un rapporto fantastico, idilliaco. Ne ho ancora due da dire, ma le faccio velocemente. Ho lavorato dopo di quella in un'altra azienda da remoto, totalmente remoto, e per due anni in realtà, e mi occupavo di Flex. Flex era la branca, diciamo, di Flash che si occupava, diciamo, una versione di Flash per lo sviluppo di applicazioni web. Quello che oggi è AngularJS, o Angular in realtà. Dopo ne parlerò di sto passaggio. E lì per due anni ho lavorato in applicazioni enterprise. Ho sviluppato con team misti tra americani, indiani, europei, via dicendo.
per software di comunicazione per gestione delle pubblicità di New York, era un software complessissimo, mi ricordo, abbiamo fatto piattaforme di learning, all'epoca si potevano fare robe più fighe di quelle che si fanno adesso, che adesso c'è WebRTC e via dicendo, all'epoca c'era Flash Media Server, che permetteva di avere anche una chat con 1000 finestrine aperte, cose che adesso sono difficilissime da realizzare in termini di performance, potevamo disegnare sullo schermo, fare video in contemporanea, cioè avevamo il Flash Player che era veramente performante, anche se dicevano di no. E lì sostanzialmente ho lavorato su grossi progetti, anche siti web molto molto grossi di aziende comunque internazionali, adesso non faccio nomi, però veramente grossi e importanti. E poi il rapporto in realtà è andato scemando anche lì, sia un po', anzi un'altra cosa, la prima volta, e qua qualcuno ancora oggi dice ma dove, come, perché, quando, eravamo team di front-end developer in 10-12 sulla stessa applicazione solo di front-end. È una cosa che anche oggi vedo raramente fare in un software, quindi 10-12 front-end che sviluppavano piccole parti del software, per quanto erano comunque articolate. Lì ho più o meno capito realmente cosa significava lavorare in team, cosa significava suddividere in task. Ho usato i primi software di Agile, all'epoca era version 1, non so neanche se esiste più, era complessissimo da usare. Perdevo più tempo in quel software che non a sviluppare codice, lo odiavo, alla fin fine. Ho lavorato poi, qua non faccio il nome perché non è finita neanche bene, neanche tanto lì, per questo sono freelance. E quindi poi sono andato invece in Comtaste, che forse qualcuno di voi conosce se si occupa di trading. Era l'azienda, diciamo, capitanata da Marco Casario, che è adesso ha un bellissimo canale YouTube che parla di trading, è una bellissima persona tra l'altro, con cui mi sono trovato bene. Ho lavorato per banca, la più grossa banca italiana, questo fate voi qual è, vedete voi, e ho sviluppato per 8-9 mesi solo chart. Solo, praticamente avevo un chart e su quello aggiungevo feature, in flex sempre. Boh, a quel punto c'era un problema, è morto il Flash Player, alla fin fine. Nel 2011, dopo questi 8 anni sofferti, muore il Flash Player e per un anno non ho fatturato un euro. Cosa, nessuno mi cercava più. Questo 2011 fine, inizio 2012. Cosa ho fatto? Alla fine mi sono rimboccato le maniche, non mi vergogno a dire che, cioè, sono state notti anche di pianti, perché cavolo faccio, non so fare nient'altro, cioè so fare Flash, Flex, quel mondo lì, c'era Flash, Flex, Air, Flash Media Server, era un intero ecosistema per la quale ho anche tipo 15 certificazioni come Adobe Certified Expert e Instructor, quindi con esami e tutto, c'è stata una fatica economica e un investimento notevole, e alla fin fine cosa faccio? Ho un anno, mi sono messo a studiare HTML, CSS, JavaScript, non sapevo neanche scrivere bar a uguale 1, cioè per capirci, ed erano 7 anni fa, e Canvas e D3JS. Non so se qualcuno conosce D3, una libreria per creare grafici da from scratch, da zero, e invece il Canvas è nato alla vuota ed era quello che assomigliava di più a Flash. Quindi cosa ho fatto? Ho ripreso le aziende creative con cui lavoravo, gli ho fatto vedere un po' di demo, di prototipi che ho sviluppato, col sangue, e alla fin fine proviamo a piazzare alla... non penso che sia un problema, alla Illy, il configuratore 3D, sia in Flash per i vecchi browser che però in HTML5 che gira, e quindi in Canvas abbiamo fatto. Proviamo a quest'altra azienda a fare il personaggetto che si muove, proviamo alla North Face a far vedere i modelli che si esplodono, tutti in Canvas, queste cosine qua. Ho provato a piazzare un po' di cose, no? Fatto quest'anno, però in realtà il problema è lavorare con le web agency, non me ne vogliano, e vale ancora ad oggi, onestamente, che i budget sono molto bassi, pagano 4 lire e se lavori da esterno. E alla fin fine poi sputi l'anima e il sangue per arrivare alla consegna a fine mese, cambiano sempre specifiche, quindi un po' un dramma. È nato AngularJS. AngularJS, in realtà c'era Backbone, AngularJS e Ember. Per fortuna ho scelto AngularJS all'epoca, che era quello che somigliava per tantissime dinamiche a Flex. Quindi mi sono ritrovato amore a prima vista e da lì sostanzialmente ho iniziato, e qua concludo, ho iniziato sostanzialmente a farmi 2-3 anni da freelance, perché poi nel frattempo ho riaperto la partita IVA, che ho chiuso, ho riaperto un casino. Ho fatto 3 anni da AngularJS con Ionic, sempre un po' di Canvas, di 3JS mescolato. Poi 2013-14 è nato React. Nel frattempo un nuovo socio, non eravamo soci, ma eravamo in partita IVA insieme, Matteo Ronchi, che giudico il mio mentore, a dire il vero, che avevo già incontrato, non me lo sono dimenticato, nell'azienda in cui lavoravo in Flex, Comtaste, quella di Marco Casario, qualche anno prima. Mi ha insegnato un sacco di roba, mi cazziava giornalmente, per capirci, che è una cosa che io apprezzavo, perché mi cazziava, mi diceva che scrivevo schifezze e perdevamo ore e mi spiegava delle cose. Quindi ho imparato tantissimo, me lo sono ritrovato, mi ha fatto una piccola società,
Abbiamo preso un po' di progetti, uno ogni 2 mesi, abbiamo lavorato 6 mesi per un'azienda di smart cities, quindi software per creare tutta la città, quindi belle robe anche, però non si guadagnava niente. Lui si è stufato e a quel punto in realtà sono rimasto solo e da lì è emerso un po', diciamo, esperienza React, esperienza AngularJS, è nato Angular in alfa, Angular 2, ci ho scommesso, ho fatto il talk, mi ricordo, uno dei miei primi talk importanti al CodeMotion 2016, quando Angular in alfa, prima platea con 250 persone davanti, ero abbastanza emozionato e alla fine da lì è nato tutto, hanno iniziato a chiedermi dei corsi, ho detto perché non fare qualche corso, corso qua, sviluppavo di là, corso qui, sviluppavo di là, intanto i corsi iniziavano a crescere come numero di quantità e adesso il 100% della mia attività è praticamente formazione, faccio public speaking, ma quello in realtà serve per trovare la formazione, sia faccio un favore alla community, no? Sia perché comunque condivido tanta roba, e sia un discorso di visibilità, e da lì poi di solito il ragazzo magari o la persona che aiuto spesso mi porta dentro l'azienda, no? Per fare magari corsi all'azienda, e da lì quindi adesso mi occupo principalmente di formazione Angular, React principalmente e un po' tutto quello che ci sta attorno. Ultimamente mi sto specializzando più sugli state manager, quindi un'astrazione, no? Per diciamo togliere la parte di state management alla parte di UI e separarla, alla programmazione reattiva con RxJS, un pochino la funzionale ma sono ancora scarso e insomma ho un piede di qua, ecco, visto che sono rimasto scottato con Adobe, mi sono messo un piede su React, un piede su Angular e in più adesso anche con la certificazione Microsoft sto iniziando a esplorare il mondo Office 365 per integrare anche lì diverse cosine, insomma, in JavaScript, quindi più o meno un terzo piedino dall'altra parte, no? E questa è più o meno la mia storia, ci tenevo un po', sarebbe un po' più lunga in realtà, però ci tenevo a fare un riassuntone per far capire che in realtà ci sono stati un po' di step, no? Sofferenze, tanto studio, anche perché per arrivare oggi qui, pensando 7 anni fa, di non sapere neanche veramente scrivere Varaugle 1 veramente, perché sapevo che si scriveva così, ma circa, alla fin fine CSS, tutta la parte di HTML, vabbè, comunque la parte JavaScript e così via, è effettivamente stata durissima, ho studiato come un matto, mi sono lasciato con la mia ex all'epoca perché dedicavo tutto il mio tempo al lavoro, poi con la mia attuale compagna in realtà c'è stato il problema all'inizio perché tipo anche i suoceri pensavano cosa fa questo, il primo anno non fattura niente, era quel periodo là, non fattura niente, il secondo anno in realtà è sempre lì che studia ma non fattura un cazzo lo stesso, alla fine pensavano che fossi, no, il classico nerd a computer che videogioca, no, tipo, no, poi i risultati sono arrivati e almeno per fortuna, e anche il discorso Google e Microsoft per me è stata un po' la ciliegina perché comunque sia non avevo nessun riconoscimento ufficiale che io sapessi fare qualcosa, no? E averlo in realtà di Microsoft e Google per me è stato veramente, diciamo, quasi l'apoteosi, nel senso che in realtà non mi porta niente economicamente e neanche a livello, non è che mi è cambiato molto, si è aumentato un po' il daily rate, questo sì, però non è che mi ha portato questo grande giovamento economico, però è stata proprio una soddisfazione personale. Scusatemi, sono stato un po' lungo, ma sarebbe stato difficile riassumerla, no? E soprattutto, ripeto, a volte non, appunto il fatto della mancanza della laurea, non dico che questo sia, diciamo, vada a colmare quel gap, perché non è vero. Mi sono pentito tantissimo di non averla fatta e mi piacerebbe in futuro, un sogno del cassetto che non so se realizzerò mai, farla. Però insomma, dai, ho fatto il mio, diciamo così. Basta, ho finito. E devo bere anche un goccio d'acqua. Dire. Grazie mille, okay. Veramente interessantissimo e molto, molto sentito si vedeva la tua storia. Sei sofferta. È stato tanto, fine, veramente. La morte. Bene. L'ultima domanda che abbiamo preparato per te è questa. Bene, siamo arrivati, diciamo, a parlare della tua storia fino ad oggi. Quindi oggi tu fai sia speaker che organizzazione video, lezioni, eccetera. Come prepari il tuo lavoro sia per quanto riguarda una presentazione da speaker che per quanto riguarda l'organizzazione di un video? Diciamo che questa domanda è a me molto cara perché ho lavorato nell'ambito della ricerca universitaria e quindi anche lì andare a presentare qualcosa a una conferenza, se non sai presentare bene, ovviamente il tuo lavoro non passerà mai e diventerà qualcosa di irrilevante anche se hai fatto un buon lavoro. Guarda, allora, premetto che io appunto nasco come sviluppatore, no? Anzi, in realtà nasco come nulla, nel senso che quindi non avrei una preparazione adeguata e non ho neanche, secondo me, un'arte nel farlo e onestamente vedo che c'è gente molto più capace di me.
Fatto sta che non so come, tipo anche il Code Motion, dove c'è, ho avuto anche 400 persone davanti, in realtà non so come davvero, perché anch'io non, cioè non mi sono piaciuto. A dire il vero, ho avuto tipo il 100% di feedback positivi su 400 persone, o il 94, il 95, cioè più di tutti gli altri miei colleghi, no? Ed è incredibile, anche perché di solito siamo abituati agli hater, no? Quindi in realtà anche solo per farti dispetto, no? Te lo mettono il voto negativo perché gli stai sulle scatole, no? Per capirci. Quindi incredibile. Eppure in realtà appunto non mi sento in realtà molto bravo, soprattutto nel public speaking, in quello inteso come un classico talk, quindi diciamo la classica conferenza, no? Perché effettivamente parlo veloce, ma in realtà mi piace, perché anche quando vedo i video tutorial mi piacciono quelli veloci americani, no? Piuttosto che quelli pallosi, lenti, non mi passa più. Quindi anch'io faccio la stessa cosa nei video spesso, no? Un po' troppo veloce nei video che faccio su YouTube, ne pubblico tantissimi, e poi c'ho i video corsi premium dove cerco, quelli a pagamento, dove cerco di darmi, di contenermi un po'. Ce la faccio in parte. E quindi un pochino sì, però c'è qualcuno che deve rallentarmi obiettivamente ogni tanto. E quindi sì, praticamente la preparazione in realtà non ha proprio un filone, diciamo, ben strutturato come può essere, come te lo puoi leggere in un libro di public speaking, fai questo, questo, questo e questo. In realtà anche perché la maggior parte, direi il 95% delle mie sessioni live sono di live coding. Quindi io sono abituato anche a farmi 4 giornate di fila in un'azienda spiegando gli argomenti in live coding totalmente. Quindi qualche grafico, ho l'iPad adesso con la pencil, faccio quindi sul videoproiettore, piuttosto spiego la teoria a manina, ho qualche slide. In realtà sono pieno di slide che do sempre ai partecipanti comunque come diciamo backup di quello che ho detto, però li usavo più all'inizio, quando non avevo la confidenza del live coding, adesso faccio tutto così. E tranne qualche volta quando non sono sicuro di avere un proiettore e una distanza che mi permetta di scrivere codice, perché risultando molto piccolo da lontano c'è quel rischio, allora li evito, no? Però lì di massima faccio quello. E come me li preparo? In realtà, anche se sono delle slide, siccome parliamo di qualcosa di tecnico, io prima preparo il source code, quindi faccio il mio diciamo gli esempi che vorrei proporre o in live o meno, perché comunque io parlo di programmazione, quindi alla fine sempre snippet ci sono, se no ti sto raccontando fuffa, o al limite può essere che parliamo di pattern architetturali e cose del genere, ma poi a parte un po' di teoria sfocio sempre nel codice. Quindi sia per i videocorsi, che sono ben più lunghi, ho videocorsi anche da 250 video, un altro da 180, quindi tanto lavoro, alla fine preparo tutti i miei diciamo un percorso, che sia il talk, dove mostro vari snippet, che sia un video tutorial, dove in realtà ho vari pezzi di, diciamo, di applicazione, e magari poi alla fine un'unica o più applicazioni corpose, mi preparo tutto lo storyboard di prima sulla carta di quello che vorrei fosse fatto, poi tutti gli snippet, lì do in pasto a qualche amico che mi guarda se ho scritto qualche cavolata, perché a volte li fai molti, cioè li medito, però devi fare così tanti che la revisione preferisco la faccia un altro piuttosto che riguardarmeli tutti io di nuovo per l'ennesima volta. E una volta che tutto va bene, inizio a registrare sostanzialmente i video, poi lì ognuno ha le sue tecniche, chi prima l'audio, chi prima il video e viceversa. Io faccio, ho il mio metodo, quindi in realtà alla fine registro live anche il video, e piuttosto se sbaglio dico qualcosa a voce, stop, torno indietro, la ridico, ma ho trovato questo metodo qui. E ma praticamente niente, c'è una struttura, un piccolo storyboard di quello che voglio portarmi, e lo sviluppo via codice e poi lo porto su slide o su video. Proprio perché, ripeto, non ho il classico talk, diciamo, concettuale, o dove devo andare a spiegare, a raccontarti una storia. Quindi per quello dicevo, mi avevi già anticipato, no, via email un pochino quale potrebbe essere stata la domanda che mi avresti fatto, e ci pensavo a sta cosa, che probabilmente non avresti avuto la risposta che cercavi da me, no? Nel senso che non ho la classica storiella da TEDx, no, per capirci, no, dove effettivamente devi essere molto bravo a riassumere in 10 minuti una storiella, far ridere, no, far coinvolgere le persone e così via, però non è il mio. Quindi sì, ecco, questo è quanto. Anche qua non voglio essere, come vedi, non parlo poco, quindi non voglio essere troppo noioso, e quindi la chiudo qui, insomma, dai. Perfetto, grazie. Credo che a questo punto possiamo aprire le domande da parte del pubblico. Chi vuole fare una domanda, scriva Bora sulla chat di gruppo, poi in ordine di quello che leggerò, ecco, Alessandra Laderchi può partire con Bora. Gli altri possono già scrivere per chi vuole fare altre domande.
Ciao. Niente, volevo sapere qual è il momento più bello e uno più brutto che ti è successo facendo lo speaker a una di queste grosse conferenze. Oddio, bella domanda, bella domanda. Fammici pensare un attimo. Beh, il più bello forse te l'ho detto anche, in realtà anche prima, no? Forse il momento in cui ho avuto per la prima volta 250 persone. Dopo che in realtà non abbiamo mai quasi avuto nessuna davanti. In realtà c'è stato un evento che abbiamo fatto a Pordenone con centinaia di persone nel 2015 su AngularJS, queste cosine qua, dove in realtà però non ho avuto la stessa. Ero emozionato anche lì perché con 100-120 persone all'università, no? Qui c'era la plateina, queste cose. Faceva un po' strano, però al Code Motion c'era la stanza con gente in piedi, era tutto veramente un casino ed ero molto emozionato. Un brutto ricordo. Ma per fortuna non ne ho tantissimo. No, guarda, una cosa di cui sono contento è che faccio quello che mi piace, no? Lo adoro e quindi non ne ho per quanto riguarda il public speaking. Per quanto riguarda lo sviluppatore, ne avrei parecchi, invece. Diciamo che quella parte lì è stata la parte, non dico più brutta della mia vita, ma diciamo lavorare da freelance per conto di clienti sempre diversi, quindi pagamenti, cause per i pagamenti. Frustrazioni, incazzature, ne avrei assecchiate. No, però per adesso sono contento, devo dire la verità. Anzi, grazie della domanda. E mi spiace che non c'è la seconda parte della risposta. Grazie. Grazie a te. C'è qualcuno che ha detto Baum, lo conosco, Gabriele Di Simone. Ho ricevuto una domanda in privato da Porti. Cosa ti ha spinto a lasciare la tua zona di conforto all'interno di un'azienda dove magari la paga era assicurata o c'erano dei benefit per metterti in proprio? Quali valutazioni, se ci sono, hai fatto oltre al fatto che il lavoro era noioso? Ma guarda, in realtà è una delle prime, diciamo due cose, in realtà mi hanno spinto a mettermi in proprio, a parte che sotto sotto sono sempre stato in proprio, salvo dei momenti che mi sono serviti di passaggio per passare da una modalità all'altra, quindi diciamo che andare a fare il dipendente per me era quasi tirare un sospiro di sollievo, diciamo, le dinamiche di una società, le dinamiche comunque di essere della contabilità, di tutte le rogne che hai nell'essere in proprio. Comunque, in linea di massima, in primis, devo essere sereno, svegliarmi col sorriso, andare a dormire col sorriso. E con anzi, la voglia di non andare a dormire perché sono, infatti, ancora oggi, faccio le 4 e 5 di mattina, quando il giorno dopo non ho lezione, perché proprio adoro stare lì a studiare, a programmare, perché poi in realtà adesso non ho scadenze, quindi preparo nuovi corsi, studio nuove tematiche, studiandole diventano nuovi corsi, quindi faccio quello che mi piace. Posso parlare di numeri. Quando lavoravo in remoto, da tanto non ho nominato l'azienda, quella lì non l'ho nominata apposta. Quando lavoravo in remoto, io avevo una paga netta di 3.000 euro al mese. Erano 2009, 2006, 2008, qualcosa del genere. Sono andato a fare il freelance per i primi 2 anni. Se arrivavo a 1.200, 1.300 al mese era tanto, però ero contento perché alla fine mi facevo, a un certo punto stoppavo, dovevo farmi il mio giro per Gorizia, tra i primi anni, no, magari non erano i primi anni, ma anche a Castelfranco. Con tutto il verde, cioè il mio giro in bici di un'oretta, un'oretta e mezza, tornavo, lavoravo, poi ero single, quindi avevo certo quel periodo lì, quindi in realtà facevo i miei orari, mangiavo davanti al PC, avevo la mia vita, ero contentissimo. E quindi in realtà no, per me è molto più importante essere sereno, quindi se trovi il giusto equilibrio e non sono mai incazzato, tranne qualcuno che mi fa incazzare, ma in realtà se sono tranquillo, per me, a costo di avere 1.000 euro in meno di stipendio al mese, sono più contento. Poi se arriva anche quelli. Insomma, bene, non può solo esserci, insomma, la felicità, però per me era quella lì la parte più importante. Non so se ho perso un pezzo della domanda o se ho risposto o se c'era ancora Fammi qualcosa. vedere. Ciao Mariella, intanto, piacere di non averti conosciuto in realtà, Ciao Mariela, va bene, è andata. però da quanto ho capito è dei vostri, non lavorate, Sì, 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 collaborate sì, insieme. sì. No, ci alterniamo nei vari meetup Ah, chi li gestisce. Non ti è capitata la donna, mi dispiace. No, ok. credo Peccato, che tu anche abbia stavolta. risposto. Ma il Bau era una richiesta di domanda? Ma non lo so, probabilmente Era un forse di saluto. Bora, guarda che c'è Nicola, che Ora conosco anche lui. Nicola. Ok, parla Nicola. Non lo vedo, però. Smuto. Eccomi. Ciao Fabio. Oi la Nicola, da dove ci chiami? Perché tu sei in Ah no, Dal non si sa neanche Sudafrica. se... Sì, Veramente? sono bloccato qui, sono bloccato Infatti, per...
Mi chiedevo infatti se fossi riuscito a partire o non fossi riuscito a tornare, quello era il dubbio all'inizio. No, non lo so, penso che ci vediamo l'anno prossimo, qui è un po' strana come cosa. Eh sì. Piccola parentesi, ho sentito che anche lì, no, c'è un po' la situazione. Proprio Sudafrica, se non sbaglio, è il paese più gettonato dal corona, se non sbaglio, lì in Africa. Non lo so se è più gettonato, però... Gettonato, non mi veniva il termine, scusa. Ci sta. Comunque, vabbè, dai, ma l'importante è che tu stia bene, intanto. Dimmi sì, tutto, sì, carissimo, perché tu, anche tu, meno male, lo dico io, senza che lo dissi tu, che tu ti occupi di formazione, di sviluppo, esatto. No? Sì, infatti. Dimmi tutto. Appunto, penso che possa essere utile anche per un po' per tutti quanti, no? Avevi detto nel processo di, diciamo, di stesura di un corso, parte dagli appunti, snippet. Aspetta, quello era per il video corso in realtà, no? Era il video corso, non un corso vero e proprio. Se ti interessa più che altro sui corsi di formazione, ho un po', diciamo, una tecnica diversa in realtà. Però è simile, però adesso non so se ti riferisci al video corso o un corso da proporre in aula. No, in aula, un corso... Okay. Bom, in realtà questo va... Sì, è un po' come organizzazione, perché tu hai detto l'altra volta che utilizzi GitLab. Gitbook, scusa. Esatto. Poi se vuoi, se si può condividere il desktop qua, se vuoi ti mostro anche. Diciamo che tutto quello che faccio me lo metto sì come appunti, però non l'ho menzionato quello su Gitbook. Gitbook non la versione online, dove puoi mettere gli appunti direttamente, ma mi scarico proprio a repository e lo metto su, creo un repository io con il source code di Gitbook, okay. E poi faccio con la CI, insomma la Continuity Integration, faccio il commit direttamente, il push su e la pubblico su Pages. Così a ogni push sostanzialmente va automaticamente a popolarmi il Gitbook, e sostanzialmente è molto comodo perché mi permette di andare praticamente, creo un percorso del mio corso e quindi sono tutti gli snippet che farò durante il corso, dipende quali, sui corsi beginner non più, su quelli di ArrayJS per esempio una serie di snippet di casi d'uso da mostrare me li segno, perché in realtà uno mi serve come scaletta, se no mi dimentico qualche snippet, qualcosina. Due, mi serve perché a volte capita che il corso di RxJS, come quello di NGRX, non lo faccio per un mese e mezzo, magari mi sfugge qualche passaggio, e quindi giorni prima me li rileggo anche da cellulare, no? Anche quando a volte sono in metro, che sto andando dall'azienda o in treno, alla fine mi serve per ripassare, no? E non dimenticarmi certi concetti. A parte tutto, comunque una tecnica che ho sempre usato, non col Gitbook, ma simile, quando studiavo e lavoravo veramente, no? Tra virgolette, facevo lo sviluppo, nel senso che mi creavo, tipo, lo dicevo l'altra sera in una live, quelli che vengono chiamati kitchen sink, no? E tipo applicazione con un router dove mi creavo esempio 1, esempio 2, tipo, facciamo esempio di Angular, un esempio con i form, un esempio con le forme validazioni, un altro con le direttive, un altro con un altro concetto, che era utilissimo sia per ripassare, ma mi serviva come reference. Se ci ho già perso tempo una volta, perché riperdercelo dopo, no? E quindi certo. Alla fine quella roba lì, la faccio ancora oggi, la prima cosa che faccio è crearmi varie snippet di tutte le cose che mi vengono in mente, ancora prima, cioè 3 ore fa stavo provando in RxJS delle cose che volevo, degli operatori che non ho mai provato, e mi stavo provando le cosine, cosa faccio? Mi creo tu che lo conosci, lo Stack Blitz, quindi un esempio online funzionante, quello mi rimane, quindi poi quello me lo linko, me lo metto nel Gitbook, così mi rimane anche l'esempietto, e oltre ad averlo studiato, ho poi lo snippet funzionante e anche il promemoria, no? Quindi quello sì, lo uso sempre, e mi trovo bene, molto bene. E tra l'altro consiglio GitLab, come invece che GitHub, a parte questi giorni che è un po' lento, so che era anche down, ma io non l'ho notato, è comodo perché in realtà permette di organizzare in gruppi, no? In gruppi i repository, no? Cosa che in GitHub invece ha solo le associazioni, se non sbaglio, a meno che non hanno aggiunto di recente qualcosa, e quindi in realtà è molto comodo perché tipo i Gitbook ce l'ho nel gruppo Gitbook, il repo di Angular, che a volte ho anche dei repo che uso solo di prova, quindi ho centinaia di repo, per capirci, solo di snippet, prove e via dicendo, e me li organizzo tutti in piccoli gruppi, e quindi da quel punto di vista lì, per mettere tutta la spazzatura, diciamo così, è stracomodo in confronto a GitHub. Quindi, basta. Diciamo, non fai più slide, era quello il punto della... No, in realtà le slide le faccio, adesso le facevo in Markdown, prima, con tipo all'epoca Reveal.js, poi ho usato Remark, quindi molto comodo il Markdown, anche Gitbook è Markdown ovviamente, e adesso uso Keynote, le uso sempre perché comunque una piccola presentazione iniziale editoriale la faccio, ai corsi o ai talk appunto faccio queste cosine, però...
Ecco, ho scelto quello. Di recente stavo cercando, anzi, se qualcuno di voi ha qualche spunto, per esempio, volevo realizzare nelle slide delle animazioni, cosa che si può fare, no? Con Keynote o PowerPoint, però diventa un po' pallosa se l'animazione è un po' complessa, per mostrare tipo il flusso dati che passa con una pallina, per esempio, vi dicendo pure gli operatori RxJS, far vedere come, no, arriva un evento, viene dispacciato un evento che arriva al consumer, poi lo passa, un producer lo passa all'altra parte e così via, per far capire un po' di cose che effettivamente è difficile farle comprendere senza effettivamente anche l'animazione stessa. Quindi se avete qualche spunto per creare dei piccoli video come un After Effects, per capirci, o il vecchio Flash, però più semplice, una piccola timeline per mettere oggetti e fare animazioni carine, ben venga, se vi viene in mente qualche strumento. Comunque no, uso Keynote adesso, tanto anche tu sei Mac user, mi sa, no? No. Sì. L'unico pacco di Keynote però... che non gestisce bene il codice, negli snippet uso Carbon, immagino che lo conosci, Carbon.sh, mi sa, Carbon, sì. Che comunque fa gli snippetini carini. Gli snippetini fighetti. Sì, esatto. E anche le slide ho curate un po' nel layout, niente di che, però almeno sono più carine, dai. Sì, sì. Però è bella quella di Gitbook. Anch'io sto passando tutto quanto. Super comoda. Sì, tra l'altro puoi fare, non viene magari impaginato perfetto, ma puoi fare anche l'export in PDF, no? Esatto. Hai visto, poi funziona benissimo su mobile, già ti genera il menu che si collassa, quindi... Comunque. Anche se dovessi aprire un blog, insomma, me lo scarico e lo metti. Comodo. E tra l'altro è comodo, visto che magari ti può essere come spunto. Io lì, siccome a volte mi chiedono le esercitazioni, in Gitbook faccio le esercitazioni per gli studenti, no? Quindi diventano esercizi, tipo installa Angular CLI, certo. Crea il progetto con cui comandi, proprio pezzi di snippet e descrizioni, li creo lì. Prima li facevo sotto forma di slide, ma il problema è che le slide... lo spazio quel che è, allora se devo mettere uno snippet un po' più lungo, tipo prenditi su CSS, copiatelo, dovevo dividerlo in tre slide, diventava, o metterlo piccolissimo ed era inusabile, no? Col Gitbook diventa carino, organizzato per capitoli, lezioni e file a una pagina lunga, no? Quindi molto valido, se non lo usi già, ma mi pare di capire che lo stavi già usando, puntando, no? Ho spostato tutto lì, tutto là. Più che altro è il tempo, perché le slide ti rubano tempo che... uno può fare altre cose. No, perché... ma infatti, come dicevo prima, solo live coding, però qualche volta le slide, se devi fare un talk o qualcosa, o a una presentazione, o devi spiegare dei diagrammi, tipo se viene router, no? Magari far vedere come sono legati componenti, strutture, via dicendo, ci stanno, no? Magari, però, la minima parte. Comunque, per quello che dicevi di RxJS, io non so se lo conosci, si chiama VX Marble, VX qualcosa? Sì, un sito, no? Mi pare che dove metti gli script e ti mostrano in maniera visuale. Se dopo ti ricordi il link, dimmi, l'ho visto, però non mi ricordo se mi funzionava bene o se non l'ho provato poi alla fine. E te lo fa virtuale, capito? È carino, ti fa vedere tutto nel tempo come si muovono. Sì, guarda, mi hai dato uno spunto, devo andarmelo a rivedere, grande, grazie, è vero. Comunque, diciamo che anche lì Marble Diagram, no? Che sono, vabbè, adesso magari annoiamo qualcuno, ma i Marble Diagram che rappresentano appunto l'emissione degli eventi, no? In un flusso dati RxJS, in uno stream di dati, a volte per gli operatori complessi è molto casino, no? Capirli, comprenderli, no? Ho visto delle altre rappresentazioni fatte in Angular in depth in un sito e che avevano cambiato totalmente, ma in realtà anche lì le trovavo poco, diciamo, comprensibili per i newbie e soprattutto, ma non solo per i newbie in realtà, perché poi mi butto dentro anch'io di tanto qualche operatore, ho difficoltà a comprendere cosa cavolo fa. E allora volevo provare, no? A vedere se riusciva a trovare qualche nuovo modo di rappresentarli, no? No, vedremo. Boh. Bene, vedo Bora da parte di Davide Parla Piano. Tanto mi ha fatto piacere, Nicola, sentirti in bocca al lupo. Per me. Ci sentiamo. Ciao, grazie, in bocca al lupo per tutto. Ciao, una domanda. Ma allora, quanto durano i corsi? Eccolo qua, non ti vedevo. Dimmi tutto, scusami. Quanto durano i corsi, quelli che fai tu di persona? In aula? Non in video. Guarda, in aula? Lì dipende. Qualche corso? Lì dipende, nel senso che... guarda, posso fare, come faccio l'esempio di sto mese, posso fare un corso React di 2 giornate dove ci focalizziamo solo sulle basi di React e di JavaScript S6, perché spesso nei corsi Angular... React per beginner
ci fico dentro una giornata solo di, diciamo, quello che viene chiamato modern JavaScript, quindi non parliamo di, del DOM, ma tutta la nuova sintassi, parliamo di arrow syntax, quindi la, le freccine destructoring, lo spread operator, che sono tutte sintassi un po' nuove che ormai si dà per scontato che vengano utilizzate nelle documentazioni o, su, o se parli con altri membri del tuo team e via dicendo. Quindi una base su quella e una giornata su React. La prossima settimana ho praticamente la prima parte di 5 giornate, quindi 3 giornate più 2 di React sempre, no? Quindi dipende un po' dall'azienda su quanto vuole investire e quanto può tenere fermi i programmatori, no? Soprattutto gli sviluppatori. Quindi in Angular, per farti capire, ho un programma che ha più o meno 14 giornate, no? Dalle basi fino ai fundamenta, diciamo, dal fondamenta fino all'internals del framework, fino agli state manager, ArrayJS, eccetera. Quindi in realtà a un certo punto quello che si fa è valutare praticamente, facciamo una chiacchierata, come potrei farla con te, se già usi Angular per capirci o React, mi mostri quello che sai fare, se non sai fare non c'è problema, partiamo dalle basi e decidiamo solo magari, in realtà magari durante il corso stesso vedo un po' se posso parlare così, veloce e correre, o se devo andare un po' più lento e anche quindi meno argomenti, no? Quindi posso tararmi al volo, mentre il problema è quando sono i corsi intermedi avanzati, quindi già conosco Angular, voglio migliorare, lì è sempre un po' un dramma, sia perché la classe è eterogenea, no? Puoi avere quello più forte, quello meno forte, e quindi faccio una chiacchierata, mi faccio vedere il codice, do anche già qualche dritta, tipo una code review, e da lì so più o meno qual è il punto di partenza, no? Cosa gli può interessare, quindi anche lì per capirci, già una giornata sola può cambiarti tra virgolette un po' il tuo percorso, nel senso che verticalizziamo per esempio una giornata solo sui forum, perché ho bisogno solo di quello, una giornata solo su ArrayJS, o per esempio tra 2 settimane un corso di 3 giornate dove ArrayJS ed NGRX. Mi sa che c'è anche qua Gabriele, da qualche parte l'avevo visto, e con loro tra l'altro. Anche per quello, Gabriele, mi stavo preparando su ArrayJS su delle altre novità. Stavo studiando per quello un pochino di robe nuove. Quindi dipende, non c'è una regola. Se avevi qualche domanda in particolare o c'era qualcosa sotto? Per no, curiosità per la durata di qualche corso così in generale. Se non durano tanto, se... I miei no, comunque perché sono intensivi. Tieni conto che comunque ho partecipato spesso, come la mia settimana Angular, per capirci, all'interno di un'accademia, per esempio. E lì ho visto corsi anche durare 1, 2, 3 mesi, no, eventualmente. Per quanto mi riguarda, sono sempre piccolini. Massimo 5-6 giorni raramente, ma la media è 2-3 giorni la media. Piuttosto lo spezziamo in 2 volte. Giornate complete, cioè dalle 9 alle 6 o qualche ora al giorno? No, dalle 9 alle 6 è bello tosto, però appunto, soprattutto ultimamente, devo dire la verità, siccome è un po' pesante, no, fare un corso dalle 9 alle 6, ho integrato nuovi strumenti come il pair programming, quindi praticamente la possibilità di scrivere codici insieme ai partecipanti. E quindi non con tutti, ma con alcuni di essi. Ho integrato i quiz, quindi durante il corso a un certo punto faccio dei quiz che sono anche delle challenge, no? Delle sfide, perché poi vince sostanzialmente chi risponde in meno tempo e ha più risposte esatte, no? Adesso non posso più, prima regalavo i gadget, gli adesivi, la spilletta, le varie cose, tanto per, no? Fare un po' di cabaret, adesso sono serio, in realtà, durante i corsi è peggio, perché poi dico... tra virgolette serio, no? Nel senso che durante i corsi si cerca sempre di rendere un po' anche simpatica, no? La lezione. E quindi quello, e poi in realtà ci sono le esercitazioni, no? Che servono anche lì a spezzare un po' il ritmo, no? A un certo punto, soprattutto dopo le 4 di solito, quindi preferisco darci dentro la mattina e le prime ore del pomeriggio, e poi magari metterli 2 ore, primi giorni configuriamo l'ambiente, quindi Node.js, NVM, vabbè, vari tool che servono, e poi gli do delle esercitazioni che ce le ho per tutti i livelli, dalla base fino all'ultimo corso ho sempre previsto delle esercitazioni che poi qualcuno non vuole fare, tipo adesso ho avuto 2 giorni, non l'hanno voluto fare perché Fabio ti sfruttiamo più che possiamo, le esercitazioni le facciamo dopo il corso, in alcuni casi mi sono servite. Adesso che sto facendo i corsi da remoto, infatti ho aggiunto queste novità appunto come i quiz, alcune sessioni di pre-programming, eccetera, proprio perché in realtà se fin prima in aula comunque ci sono i momenti 5 minuti, 10, a parte il coffee break, in cui magari mi parlano della loro applicazione, oppure si parla anche del più e del meno, insomma si fa un attimo di pausa. Adesso in remoto sono spesso tutti chiusi in webcam dall'altra parte, quindi come vedi già parlo piano,
insomma, bombardarti 8 ore inizia a essere complicato, quindi sto pian piano cercando di trovare stratagemmi, no? Tipo adesso ho appena finalmente trovato il modo giusto per fare anche la lezione con la pencil, quindi aggiungo anche quello, quindi no? Vario un po', live coding, quiz, esercitazioni se vuoi farle, diagrammi, quindi un po' di lezione, diciamo, di teoria con la lavagna, piuttosto che il pair programming, e poi torno live, quindi questo è più o meno quello che faccio, no? Insomma, comunque la durata sì è quella. È pesante, però, l'ultima cosa che aggiungo è pesante, però in realtà quando vado in trasferta io ho dei costi, no? Che sono albergo, trasferte, quindi in realtà andare lì per fare 4 ore o 6 ore non avrebbe, non giustifica lo sforzo, visto che tra l'altro, non so tu, ma io vivo nell'estremità del mondo, nel nord-est, e quindi è tutto lontano per me. Quindi Milano sono 4 ore, Roma sono 6 ore, a volte non vado a Roma, vado a Frascati, 7 ore e mezza, Frosinone 11 ore, solo per arrivarci tra vari percorsi e giri vari, no? Quindi andare lì per fare 4 ore, no? Due giorni, 3 giorni, 4 ore. Sì. Ti dico di no, cioè dico già di no ogni tanto. Bene. Okay, poi un appunto, tu che devi fare presentazioni animate. Sì. C'è un modo di fare presentazione con JavaScript e CSS. Sì. Si chiama Revel. No, no, quello l'ho già menzionato prima, Revel.js, già lo usavo, ti ringrazio. Non è per animare la presentazione, ma è creare grafici animati. Tipo, per chi viene dal mondo Mac e conosce Sketch, c'è Principle, per capirci, per dargli un'idea, o After Effects, eventualmente anche, per creare animazioni cinema. Mi serve qualcosa di molto immediato, no? Però grazie della dritta. No, no, di software di presentazioni ne ho tantissime, proprio la parte di diagrammi da integrare nelle presentazioni animate. Quindi se ti viene in mente qualcosa, fai un favore. Grazie, intanto. Grazie a te. Prossima domanda, direi Paolo. Allora, scusate innanzitutto se non ho il video, solo l'audio, ma sto cenando. Allora, mi ricollego, diciamo, alla tua parte iniziale, no? Tu ci hai raccontato che per 8 anni, più o meno, hai lavorato sullo stesso stack, che è quello di Flash e tutto ciò che gli ruotava attorno. Io, diciamo, un po' da outsider, mi sembra di capire che invece le cose che vediamo al giorno d'oggi, soprattutto in tema UI, si muovono molto più rapidamente. Non c'è più una finestra di 8 anni per studiare una cosa e poi, anche se uno poi sempre progredisce, migliora la sua conoscenza, riutilizzarla. Ora, diciamo, la mia impressione è che in un breve termine le cose non si assesteranno molto, ma vorrei, diciamo, la tua impressione è sapere se in futuro, se in quale futuro, se in quale orizzonte temporale pensi che le cose possano rallentare e arrivare, diciamo, a un passo che permetta di rimanere sulla cresta dell'onda con forse un po' meno sforzo. Guarda, grazie della domanda intanto. E qua in realtà, oltre alla tua domanda, c'è in realtà una sfaccettatura che in realtà potrebbe farmi odiare da qualcuno, però in realtà il fatto di specializzarsi. Ho sempre creduto nell'appunto specializzarmi, perché è quello che mi ha permesso sempre di fare solitamente quello che mi piace fare al prezzo, al daily rate più alto possibile, no? Perché più secondo me diventi esperto di una cosa e più in realtà puoi chiedere sostanzialmente come retribuzione. E tra l'altro fai quello che ti piace. Lo dico perché pensavo all'inizio che mi chiedessi, quando hai detto oggigiorno, qualcosa del genere, pensavo che ogni giorno mi stessi dicendo oggigiorno invece chiedono sviluppatori full stack, no? Quello, se volete, ne parliamo, un'altra opinione abbastanza negativa a riguardo. Comunque sia, alla fine no, io penso che in realtà, se rifletto in questi ultimi 8 anni, in realtà per adesso, parliamo da qui, secondo me, i prossimi 5 anni più come minimo, JavaScript, HTML, CSS, diciamo, rimangono. C'è Canvas e WebGL, che comunque sta facendo, diciamo che sicuramente viene molto usato. Canvas, tra l'altro, ha delle performance incredibili. Già ai tempi lo usavo, all'epoca quando lo usavo c'era Android 2.1 in realtà, e Clair era il nome in codice, ricordo ancora che lo odiavo, e poi 2.2 che era già un po' meglio, non me lo ricordo il nome, e già andava benissimo il Canvas. Ho dei video dove vi mostro delle applicazioni, se volete, sui già 40-60 fps su device che avevano delle croste all'epoca. Quindi io penso che attualmente, se parliamo di front-end, ma per certe cose vale anche per il back-end, quello che sto dicendo, investire su
investire, poi non è che diventiamo ricchi con sta roba, sia ben chiaro, quindi investirei su altre cose se potessi, avessi il know-how, a dire il vero, però il know-how che mi permette appunto di studiare certe tematiche, però in realtà JavaScript, secondo me, e TypeScript ve lo portate dietro per tanti anni ancora, ed è un qualcosa di trasversale su tutti i framework front-end, quindi da React a Vue a Svelte piuttosto che Angular, ormai tutti quanti usano praticamente TypeScript, e anche nel back-end con Node moltissime persone lo utilizzano, quindi quello sicuramente. Sicuramente su uno o due dei tre framework più usati nel front-end, che sono Angular e React. Vue a me non piace e onestamente non lo vedo neanche lontanamente un competitor degli altri due, proprio per il segmento di mercato che copre, per le aziende che scelgono uno o l'altro. E poi al limite, se volete, è un altro argomento che si può approfondire se vi interessa. Se è interessante nel mondo mobile, Flutter, che in realtà però non è un investimento che farei perché è fine a se stesso, anche se in realtà dovrebbe diventare Dart e Flutter la base dei prossimi sistemi operativi Android. Quindi se ti piace il mobile è un investimento che farei, però a me, un'altra opinione che io ho, su quelle che ti fanno stare sulle scatole, poi, cioè mi fanno stare sulle scatole alle altre persone, tipo i full stack non esistono, e il mondo mobile non paga, quindi questa è un'altra, nel senso che non andrei mai più a sviluppare mobile, sono diventato pazzo a sviluppare mobile, soprattutto nel mondo JavaScript o comunque nell'ibrido con Ionic, non la parolaccia con Ionic, con Ionic, con Adobe Air all'epoca, con Cordova e via dicendo, ho provato Flutter e così via, però secondo me è un bagno di sangue e diciamo che difficilmente l'azienda riesce ad avere le risorse, un'azienda che ti paga come freelance, ma anche che commissiona una web agency, un'applicazione mobile, difficilmente il budget realmente utile per sviluppare quell'applicazione mobile, a meno che non parliamo di applicazioni da 4.000 euro a 3.000 euro. Se parliamo di applicazioni serie, spesso ci vogliono budget da 20, 30, 50.000 euro, e non sto scherzando, però è un po' complesse, fatte bene, e chi ce li ha, onestamente, sti budget? E quindi soprattutto anche tu come freelance vieni pagato veramente poco, con scadenze ristrette, quindi un mercato che non paga. Quindi quello che ho fatto io è decidere di andare nell'enterprise, dove i soldi girano, onestamente, pagarti bene una consulenza, se gli risolvi un problema te lo pagano, e pagano di solito, questi qua pagano, i piccoli di solito hanno sempre qualche problema o qualche rogna, e quindi investirei su quello. Quindi il mondo JavaScript sicuramente, però ci sono altre branche, quelle che ti dicevo che non posso seguire io, che sono il machine learning, piuttosto che realtà aumentata, la parte di 3D, che secondo me sono interessanti, e da tenere d'occhio, secondo me, WebAssembly, che potrebbe, secondo me, soppiantare un po' il mondo JavaScript, anche se secondo me probabilmente ci ritroveremo a scrivere in JavaScript oppure usando Blazor, che adesso va tantissimo nel mondo Microsoft, per creare single page application o comunque web app in .NET, in C#, e probabilmente si andrà a compilare il codice da un linguaggio a WebAssembly, cioè paradossalmente al contrario di come dovrebbe essere, e quello lì secondo me lo terrei anche d'occhio. Poi in realtà non so se hai una domanda, vuoi andare a verticalizzare sul front-end o su altri settori che non sono il mio, no? Le PVA, sì, mi stanno suggerendo, le PVA sicuramente, Progressive Web Application, però sai cosa? Secondo me quello in realtà spesso viene visto come una cosa separata, no? Adesso non so se sei Leonardo, vedo un Leonardo, ma voglio capire se è Leonardo che conosco io o meno, stavo cercando di capire il cognome. Comunque, no, non c'è il cognome. Ok, comunque le PWA, quindi Progressive Web Application, che offrono funzionalità tipo di offline alle applicazioni o notification, quindi danno un po' di funzionalità native alle web app, tanti la vedono come un concetto separato, io la vedo come parte dello sviluppo web, e sostanzialmente, probabilmente secondo me, almeno in futuro, poi non lo so, magari sbaglio, non chiederanno la PWA, non la Progressive Web App, ma in realtà ti chiederanno, voglio che la mia applicazione X funzioni anche offline, abbia le notifiche, quindi secondo me farà parte come concetto di quella che è la web application. Adesso si sta isolando come termine PWA, però appunto, secondo me, cioè ci sarà sicuro, però farà parte insomma, del sviluppo. Come mi chiedono, dammi la telecamera nel mobile, mi diranno, voglio l'offline, voglio queste cosine qua. Tra l'altro vedo altre domande vuoi aggiungere qualcosa, Paolo? Non ti ho risposto o... No, la risposta va benissimo, diciamo, la mia curiosità era un po' più di back-end, però magari sai, comunque un occhio come va l'altra metà del mondo, se possiamo dire così, è sempre,
è sempre utile averlo. No, infatti. Nel back-end in realtà mi interesserebbe usare un po' di più Python per la parte sempre del machine learning e così via, che sembra molto gettonata come soluzione, come abbinata, però bisogna scegliere dove andare. Non sono un grosso fan, però c'è da dire che passo la giornata a scrivere SQL, quindi forse non sono neanche rappresentativo. Neanche rappresentativo, dai. No, ognuno il suo, lasciamo là, che facciano gli altri. Anzi, c'è Alan Franzoni, che appunto conoscono i ragazzi appunto di Tech & Chips, che è un pythoniano, non so neanche se si dice così, comunque un fanatico, se non sbaglio, appassionato di Python. Ok. Vedevo ancora qualcosa. Pythonista mi suggeriscono qua dalle chat. Poi vedevo, non so se lascio a Luca fare domande, vedo un po' nella chat che c'è anche Jamstack, chiedono Nicola sempre, via dicendo. Non so se ci sono altre domande. Io qua non vedo in questo momento altre domande. Avevo in mente una cosa io, ma in realtà era più o meno quello che stavi già discutendo adesso, e quindi si ricollegava bene con quello che avevo in testa. C'è un argomento in particolare nel quale magari hai qualche conoscenza molto basilare che ti piacerebbe veramente, avendo il tempo a disposizione, facendo finta di averlo, di avere 12 ore in più al giorno, che ti piacerebbe poter studiare? A voglia, c'ho una lista. Da dove partiresti magari? Guarda, c'è stato un periodo, e ecco, un'altra cosa che io faccio è stopparmi, non fatturare, e studiare basta, no? Questo mi serve, e lo faccio, adesso questi ultimi 2 anni sono riuscito a farlo più o meno un mese e mezzo a dicembre-gennaio e un mese e mezzo d'estate, no? Quindi riesco a fermarmi, poi non è che non faccio niente, in quel caso di studio, e realizzo magari videocorsi, o magari ho comunque un intervento spot da fare, quindi proprio a 0-0 non sono, però non mi prendo trasferte, non mi prendo impegni, no? E li studio. E un periodo l'ho fatto anche da dipendente, sta cosa. Qualcuno me lo chiedeva in chat l'altro giorno, qualcuno in live chat, e ho detto, se sei dipendente e vuoi cambiare lavoro, eccetera, ma mettiti in aspettativa un mese o due. Studi qualcosa, ti impegni in piena, no? Su qualcosa e ti tiri fuori, insomma, se non parti da zero una programmazione, insomma, un 2-3 mesi comunque riesci a farti un'idea di qualcos'altro. Comunque, nel mio caso ho fatto la stessa questa cosa qui, e mi piacerebbe onestamente rifarla, ma è tanto lontana da me, tutto il mondo Arduino, Raspberry e l'IoT in generale. Sono pieno di roba, cioè quelle cassettine, non so se si vedono, là c'ho delle cassettine in realtà, ed è una che ho messo lì che mi serve per tenere in altezza il videoproiettore in realtà, che ho qui ogni tanto, però in realtà sono pieno di cassettine, degli armadi, pieni di aggeggi, di motorini, servi, braccetti meccanici, tante cagatine che mi sono messo a sperimentare un periodo. Il problema è che ho delle carenze di elettronica notevoli, e quindi ho fatto un po' di danni, però quella parte lì mi piacerebbe un sacco, però poi non saprei monetizzarla, no? Obiettivamente, no? Quindi, non essendo poi io, appunto, o ingegnere elettronico o avere comunque competenze in materia, sarebbe più un gioco fine a se stesso. E poi, come dicevo, mi sembra che abbia tanto interesse anche, ecco, non mi piace, però lo farei più per il mercato, oppure potrebbe anche piacermi, non lo so, la parte di machine learning, e mi sembra anche interessante per chi viene, per chi fa back-end, e mi piacerebbe saperne un po' di più in realtà di tutta la parte serverless, quindi AWS, e adesso sto vedendo un po' Azure per la parte Microsoft, però sono anche lì, cioè, ecco, è come 7 anni fa, quando partivo da zero con JavaScript, sto cercando adesso con Microsoft quel mondo lì, quindi mi sono messo su Azure, anche se, ripeto, un po' mi piacerebbe su AWS perché vedo cose interessanti, e mi sto mettendo lì da zero, ma praticamente sono come un bambinello che ancora... Guarda, da dove cazzo ero all'inizio, no? Sono tipo così. Come quelle cosine lì mi piacerebbe tanto. E anche il 3D mi piacerebbe, però il problema è che anche fare 3D l'ho fatto, perché ho sempre sviluppato interfacce grafiche 2D, l'interfaccia 3D mi è capitato in passato, ma nel 3D non so i termini, cioè non so muovere le camere nel modo corretto, cioè dovrei saper usare già software 3D anche per poter giocare un po'. E poi in realtà non saprei muovere le camere, cioè mi muovo io o devo muovere la camera? Boh, cos'è una mesh? Cos'è uno shader, no? E per dire 2 termini a caso, è così. E quindi mi manca tutto quel mondo, ma secondo me anche quello sarebbe bello. Queste cosine qua. Vedo che ci sono, a parte un bora di Alessandro, vedo che c'erano già dei commenti qua. Sì? Qualche datore di lavoro ti dava 1 o 2 mesi di aspettativa? Quindi qualche datore... Ma di solito in realtà mi licenziavo, io direttamente. Allora, diciamo che io non sono mai stato un vero dipendente, perché comunque quando non avevo la partita IVA, all'epoca, non so se c'è ancora, ma l'altro giorno l'ho sentito menzionare, io ero in Coco Pro,
Quindi in realtà dicevo alle aziende, ascolta, non mi assumere, preferisco che mi paghi di più, per quello ero 3.000 euro e al 2005 lavoro prima e cose del genere, perché dicevo, pagami un po' di più e lasciami in Coco Pro, non mi frega, se tanto sapevo che dopo 6 mesi, 1 anno avrei cambiato, perché in realtà è anche un discorso di stimoli, cioè mi rompevo le palle, di tutta onestà, no? E se non ti mettono in aspettativa, alla fine, non so se hai visto quanta richiesta di sviluppatori c'è in questo periodo, adesso chi era qui? Edward. Ah, Edward. Non devo dirlo a te, cavolo, che conosco il tuo boss, però non potevo dire sta frase a te di cambiare azienda adesso. Però, in realtà, se, a parte te, so che ti trovi benissimo con la tua azienda, che era mio cliente, quindi non posso farti discorsi a loro, però in generale c'è una richiesta enorme di sviluppatori, quindi se uno non ti mette in aspettativa, peggio per lui, secondo me. Cioè, ormai il concetto di posto fisso, lo diceva il Berlusca, ma lo dicevano un po' tutti ultimamente, la flessibilità, in realtà, loro lo dicono perché fa comodo a loro gestire le cose in questo modo, ma obiettivamente, ma chi se ne frega, cioè, trovo un altro lavoro. Cioè, se uno comunque sa sviluppare anche male, cioè, veramente oggi, danno lavoro, senza far nomi in sto caso, danno lavoro da programmatori, appunto, senza offesa, Alessandra, però a laureati di psicologia, ma senza nessuna esperienza pregressa, non parlo di te, in realtà parlo di veramente persone che da zero li mettono a lavorare per banche e a fare i colloqui con le banche, e in quel caso io non conosco appunto Alessandra, qui ci mancherebbe altro, però lo vedevo io senza nessun know-how e prendo la stessa paga che prendevamo noi obiettivamente, quindi a questo punto se non vai in aspettativa ciccia alla fine. A parte che penso che sia anche, no, è un diritto aver poter godere dell'aspettativa, non lo so. Ma credo che deve essere comunque con accordo col datore di lavoro, non ho mai indagato esattamente. Comunque questo okay. Spiegherebbe anche i problemi del sito dell'Inps degli ultimi giorni, visto che girano su internet un po' di cose interessanti. C'è un aneddoto io qua sull'Inps. Prima fa qualcuno aveva una discussione, c'ho il cellulare in mano, non perché mi sto facendo i cavoli miei, dovrei nascondere il nome. Dove? Il dito. No, non lo mostro. Potrei mettere il dito. Aspetta, eh. Occhio a farlo bene. Parolacce o altre cose. Vediamo se si vede. Comunque, c'è scritto, non so se si nota, spero di no, comunque sia. Aspetta, c'è il nome poi. No, non ci sono. Ricordo che stiamo registrando. O meglio che non lo dico. Comunque, la nota era... Comunque, c'ho i colleghi... Aspetta, dove cavolo è? Aspetta, l'avevo scrollato senza volere verso su, quindi... Comunque, ho i colleghi, posso dire una parolaccia, che si stanno cagando sotto per l'Inps. Quindi ho i colleghi di sto tizio qua, e che sì, so chi l'ho sviluppato, sostanzialmente, sì. Sono tutti veramente messi malissimo. No? E in realtà, per sua discolpa, posso dire che ci sono 3 società in ballo su quel sito. Quindi non solo una. Quindi poi sarà anche quello il problema, no? Come sempre, tipo il sito di Trenitalia, dove le PL hanno sviluppate 700 società e per fare una query devi chiamare 8 PA, 8, magari anche di più mi sembrava di aver visto. Quindi chissà. Comunque sì. Alessandra? Sì, no comment. Ciao Alessandra, scusami, perché poi hai detto prima senza voler che appunto sei psicologa. No, io no. Forse qualcun altro. Ah no? Non avevi detto che sei... Ah, meno male. No. Programmatrice. No, però mi pareva che avessi... Ah, no, hai ragione. Era la call che ho fatto alle 15 sto pomeriggio. No, come, che mi ha detto che era psicologa. Lascia stare, la sala. Allora, okay. Io avrei altre 2 domande. Vai. Come si chiamano le altre community che gestisci, oltre ad FFG? E l'altra domanda... No, dimmi, scusami. E l'altra domanda è più una curiosità, sempre sul discorso conferenze. E cioè... Cioè, quando tu devi andare a fare lo speaker lì, sono loro che contattano voi speaker oppure siete voi che dovete sottoporre magari un talk a una commissione e poi essere accettati? Ok. Prima domanda, Alex, un vecchio marcio. Mi dimentico. Le community. Allora, sì, ho 4 community che sono su Facebook in realtà. Angular, developer italiani, JavaScript, developer italiani, React, stesso suffisso, e opportunità per developer italiani che in realtà... è quella che ha quasi il maggior numero di iscritti. In realtà su Angular siamo 6.000 circa, quasi 3.000, 4.000, in totale siamo 20.000 circa, e sono queste 4 qua. Quindi lì se avete bisogno di supporto, tra l'altro sono abbastanza rompiscatole, non sono community da flame, appena c'è un primo flame butto fuori o comunque cazzio subito le persone. Quindi blocco subito in partenza.
voglio che ci sia proprio un animo tranquillo. E infatti, mi ricollego anche all'altra, siamo praticamente tanti, noi siamo amici, chiaro che c'è un po' di competizione, ma siamo tutti amici, ci aiutiamo tantissimo. Cioè, le code review di cui ti parlavo prima anche sui miei corsi, spesso me le fa un amico Michele, che in realtà anche lui vende corsi, consulenza, cioè, e cerchiamo di darci comunque supporto. E anche le conferenze in alcuni casi sono organizzate anche proprio ormai da amici, chiaro, non è l'amico della porta accanto, però ormai amici tanti anni che ci si conosce, quindi in alcuni casi mi invitano direttamente. In altri casi invece puoi fare la cosiddetta call for paper, call for speaker, dipende come la chiamano, e quindi classico form, vedi la conferenza che ti piace, a cui vorresti partecipare, provi a fare un submit tipo il CodeMotion, c'ha una classica un form per gli speaker e proponi 2 o 3 talk. Lì la concorrenza è dura perché quest'anno ha fatto il submit 700 talk, quindi essere scelto comunque è anche quella una bella soddisfazione. E effettivamente di solito mediamente anche noi per l'Angular Day è un altro evento che non è mio ma sento un po' mio, lo organizza il GRUSP, non so se conoscete quella, la realtà che organizza JS Day, Vue Day, JavaScript Day, l'ho già detto forse, cioè Container Day, ha tipo 40 conferenze quest'anno, in realtà è un buonissimo rapporto e alla fine lì anche loro li aiuto e anche in questa community. Sto pensando, e lì c'è sempre una stretta collaborazione tra community online e quelle offline, però ecco anche lì, ecco dove volevo arrivare, anche lì avevamo 100 call for pay, cioè 100 comunque proposte di talk, no? per un evento comunque piccolino italiano. Il CodeMotion ricordo che internazionale invece, no? Quindi vengono da tutto il mondo, diciamo la maggior parte dei talk sono in inglese, a parte il mio praticamente, e pochi altri. Comunque no, è così, quindi puoi semplicemente decidere. A volte con Google invece ho accesso, penso che posso dire a sta cosa, tanto non è nulla di NDA, comunque sia, abbiamo chiaramente delle mailing list per Google Expert. E in realtà c'è Google che dice, ragazzi, dobbiamo coprire queste tematiche in Israele, dobbiamo coprire questa cosa di qua, dobbiamo di là, e ci propongono, bello perché ti pagano anche il viaggio e tutto, no? In realtà anche ogni anno potrei, non ho ancora sfruttato, so, sono un pirla, il viaggio pagato al Google Expert Summit, GDG Summit in California, tanto ormai non so se ci sarà ancora poi, vista la situazione, e quindi dipende un po'. Però comunque in linea di massima la regola è, trovi la conferenza che ti piace e provi a fare il summit, no? L'application, insomma. Quindi così. Grazie. No, grazie mille della domanda. Intanto. Abbiamo altre domande? Stavo guardando la chat, in realtà, se c'era qualcosina a cui non avessi risposto. 3D Python, Blender, grazie. Vabbè, questo è un po' di Alessio. Ah, Battistuta, lo conosco. Vabbè, questo anche... No, forse voi non era lui è friulano, quindi dall'altra parte, mi sa, Alessio Battistutta. WaveNet era uno dei provider più famosi in Friuli, ai miei tempi l'avevamo fianco a fianco del mio ufficio e del negozio di computer ci odiavamo, proprio ci guardavamo male ogni mattina per trovare il parcheggio delle auto e non so. Va bene. Ma no, non è vero. Vabbè, dai, c'era Silvio che ci odiava, il boss. Poi ho avuto un buon rapporto anche con lui. Vabbè, questa è un'altra storia, ne parliamo in privato. Beh, lo conoscete in realtà, di Trieste la società adesso. In realtà, possiamo fare pubblicità, Crown. Come si chiama? Crown. Qualcosa del genere. No, Alessio, mi aiuti tu. O non dobbiamo fare pubblicità, no, forse è meglio non fare pubblicità. Comunque la società in via Settembre, come in via Carducci, qual è quella grande? Crown M. Conoscete? Grazie. Di Trieste, società molto in gamba, sono maggio su Facebook Partner. Visto che era compaesano, no, non tuo che sei di Gorizia, in effetti, di Alessandra, effettivamente. Boh. Bene, se non abbiamo altre domande, penso che possiamo anche concludere la serata. Quindi ringrazio di nuovo Fabio per la disponibilità, per tutta grazie l'energia che ha messo in tutte le risposte, nel raccontarci tutta la sua vita, tutta la sua esperienza, che abbiamo visto che non è poca roba e che appunto non si arriva a creare community con 20.000 persone inventandosi della mattina alla sera, come magari qualcuno spera di fare. Bravo, bene. Sì.
Grazie mille, scusami, adesso sto guardando l'orario 10:15, ma non sono noto per fare le cose in breve, quindi magari doveva durare mezz'ora, non me l'hai detto all'inizio, quindi perdonami. Ma non abbiamo tempi limiti particolari, quindi non è un problema. Bene, bene. Dai, Luca, Alessandra e Mariela. Mariela sì che è andata Mariela, a lavorare. Anche se non c'è, esatto. Vi ringrazio tanto per l'invito, siete stati gentilissimi. Spero che riusciremo a fare qualcosa in Friuli, se ci sarà la possibilità, vista la situazione. Prima o poi... No? Se vi va sarebbe carino, visto che poi avevamo la community FVG Dev, è un po' morta, se posso aiutarvi o viceversa possiamo fare qualcosa insieme, no? Se vi va, perché tutto no? Volentieri. Fa piacere anche il vostro spirito che appunto è venuto a mancare a noi, no? A un certo punto, no? Quindi se avete veramente voglia, io mi piacerebbe che appunto essendo mancato, se mancava quello, come vi dicevo, devo sorridere e andare a letto a sorridere. Se c'è incazzature, non c'è un buon ambiente, no? Non mi piace, no? Stare in quella... Poi un ottimo rapporto adesso con i ragazzi ancora, però non c'era quello spirito, quindi volentieri, se si sistema sta cosa, settembre-ottobre, si riesce a partire con qualcosa, contatemi, che ci sono. Perfetto, molto volentieri, grazie. Grazie. Grazie a tutti, gentilissimi, buona serata. Ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie. Ciao Alessandra, ciao, grazie mille.